Il nostro pianeta è pieno di misteri ed ogni giorno cose inspiegabili vengono riprese in video. Soprattutto strane creature di cui non si conosce nulla e che ci fanno mettere in discussione ciò che crediamo di sapere. Infatti la scienza, oltre a ciò che conosce e considera reale, non dà molto spazio a teorie o storie antiche. Ed oggi vedremo delle creature di cui non si conosce niente ma che esistono e sono state riprese in video. Qual è la cosa più sorprendente che un pescatore può trovare in acqua? Probabilmente ciò che sto per mostrarti nel primo video, ripreso nel 2016 da alcuni pescatori in Cina, che rimasero in shock quando avvistarono una strana e grossa creatura nelle acque alla foce del fiume Yangtze, vicino Nantong, nel sud-est della Cina. Secondo il racconto, i pescatori stavano tirando a bordo le reti quando avvistarono qualcosa di molto bizzarro a pelo d'acqua. Cosa che non avevano mai visto prima. Così iniziarono a girare un video della creatura. Le immagini del mostro cinese hanno fatto rapidamente il giro di internet. La creatura aveva un muso lungo simile a quello di un coccodrillo, con una pelle grigia e liscia come quella di un delfino, con degli strani occhi sporgenti. Il video divenne virale in pochi giorni e le persone si presero la briga di identificare la strana creatura marina. Tuttavia, nessuno era certo di cosa stesse guardando. Così gli utenti di internet hanno soprannominato la creatura Crocco Dolphin, proprio per le varie somiglianze con entrambi gli animali. Ma quindi quei pescatori avevano scoperto una nuova specie di grosso animale marino che era rimasto nascosto e sconosciuto fino ad oggi? Anche se, quando ormai tutti la pensavano così e che avessero scoperto una nuova specie, nuove teorie sono emerse ed alcuni esperti hanno iniziato a supporre che potesse trattarsi di una specie a noi ben conosciuta come zifio, un mammifero marino di medie dimensioni poco conosciuto e molto sfuggente. Probabilmente è per questo nei pescatori, nelle persone sul web, erano riusciti ad identificarlo. Tuttavia, nonostante l'opinione degli esperti, dalle immagini disponibili del zifio, sembra avere un muso molto corto e non presenta le due escrescenze sulla testa. Quindi, tu credi sia realmente uno zifio? O si tratta di qualcosa di nuovo? Per chi non sa cosa sia l'Oladeira, ed immagino siano in tanti, è un criptide simile ad un delfino, segnalato nel bacino amazzonico in Brasile, anche dal celebre pescatore e star televisiva di Revenge Monster, Jeremy Waite. In due diverse occasioni, infatti, Jeremy, nel 1993 e una nel 1994, ha avvistato questo strano animale in acqua con una grossa pinna dorsale seghettata, mentre era alla ricerca dell'elusivo delfino rosa del fiume. Riuscì a scattare comunque foto della creatura in entrambe le occasioni, ed alcuni locali gli dissero che si trattava di una creatura che loro chiamavano Oladeira. La creatura era ben conosciuta nella zona, ma poi comparse l'ipotesi che potesse trattarsi di un delfino ferito sul dorso da una rete da pesca o dalle eliche di un motore. Infatti il delfino di fiume è molto comune in Brasile, anche se la sua popolazione è minacciata dalla creazione di dighe ed altri problemi legati sempre all'uomo, come l'inquinamento e la contaminazione delle acque. Tuttavia, nonostante la teoria, Wade sosteneva che le scaglie sul dorso erano troppo perfette ed equidistanti per essere solo casuali e che probabilmente si trattava di una nuova specie. Inoltre, quante possibilità aveva di rivedere lo stesso delfino ferito in due punti diversi del Rio delle Amazzoni con un anno di distanza? Ma, come prima ti chiedo, tu cosa credi potrebbe essere questa cosa? Ma una delle fotografie più bizzarre e controverse di un presumibile mostro viene da un'epoca in cui era quasi impossibile modificarle con dei trucchetti. Ed è proprio per questo che l'immagine è ancora ampiamente discussa, tutt'oggi. Nel 1964, una donna chiamata Rilla Martin era in vacanza nello stato di Victoria, per la precisione nella riserva di Ozenkanduk, nella parte meridionale dell'Australia, a pochi chilometri da Melbourne. Mentre stava guidando lungo una strada selvaggia e non asfaltata, sostenne di aver avvistato una creatura molto peculiare, in piedi, ai margini del bosco, proprio lungo la strada. Rilla riuscì a prendere la sua macchina fotografica e scattargli una foto prima che la creatura sparisse nuovamente tra gli alberi. E questa è la foto. Si vede un grosso marsupiale misterioso che non corrisponde a nessuna specie conosciuta dalla scienza. Sembra essere una grossa bestia corpulenta, simile ad un cane, con un corpo scuro a strisce bianche, con un aspetto che non ricorda nessun animale che vive nella zona o in tutta l'Australia. La foto ha suscitato immediatamente molte speculazioni su cosa poteva essere la misteriosa creatura,
Alcuni sostenevano fosse la prova che il tilacino, o tigre della Tasmania, era ancora in vita. Altri invece pensavano fosse solo un dingo, o un cane selvatico, dall'aspetto un po' strano. Ma c'è anche la possibilità che si trattasse di un falso, e se ne è parlato molto nel 2017, quando un editore australiano ha affermato che si trattava solo di un pezzo di cartone dipinto appositamente per farlo sembrare qualcosa di misterioso. La signora Martin venne intervistata davanti alle telecamere e l'intera registrazione è disponibile per essere esaminata. Nel video, il suo racconto ed il suo comportamento sembrano piuttosto convincenti, ma alcuni hanno notato dei comportamenti che, secondo il linguaggio del corpo, farebbero credere che non fosse completamente sincera mentre rispondeva ad alcune domande. Ed anche se in tanti credono nell'autenticità della foto, altri sono convinti che l'ambiguità della situazione e la stranezza della foto, combinate con l'incredibile casualità e fortuna del trovarsi in quel luogo e scattare la foto, fanno pensare che possa trattarsi di un falso. Ma probabilmente non lo sapremo mai. Questa è la foto. E tu credi sia solo un modello disegnato su carta? Il mistero risulta ancora aperto e se ne discute ormai da anni. Non c'è alcun dubbio che il mare nasconda segreti e creature che vanno oltre la nostra immaginazione. Ed un turista scozzese è rimasto scioccato quando involontariamente ha catturato le immagini di una bizzarra creatura marina nei suoi scatti durante le vacanze a Corfù. Nel 2015, infatti, Harvey Robinson, un uomo scozzese di 52 anni, era a bordo di una nave da crociera con la sua famiglia quando fece una sosta a Corfù e decise così di fare un'escursione in una delle numerose grotte marine dell'isola. In quel punto, mentre scattava alcune foto delle meravigliose acque azzurre e cristalline, anche se al momento non notò nulla di inusuale, ricontrollando le sue foto, trovò l'immagine di una grossa e misteriosa creatura marina in agguato, sotto il pelo dell'acqua. Harvey ha detto di non avere idea di cosa potesse essere e che non aveva mai visto nulla di simile. L'immagine sembra mostrare il lungo muso di qualcosa in cui molti lo hanno associato ad un ippopotamo, ma potrebbe trattarsi di un criptide sconosciuto. Però, uno zoologo marino di nome Darren Naish, del Centro Oceanografico Nazionale, pensa di aver scoperto la verità riguardo quella creatura nella foto. Infatti, dopo aver guardato l'immagine, la cosa non gli sembrava somigliare a nessuna creatura vivente e crede così di aver trovato il perfetto abbinamento con quel mostro marino. Il dottor Darren, infatti, pensa che possa trattarsi semplicemente di un parabordo affondato, che comunemente si trova lateralmente alle imbarcazioni per proteggerle dai danni. Infatti, affiancando le foto, si possono notare alcune somiglianze interessanti. Probabilmente la finitura lucida della plastica del parabordo potrebbe infatti fare somigliare questo alla pelle di un cetaceo, mentre la forma distorta è data sicuramente dalla superficie irregolare dell'acqua unito alla rifrazione della luce. Ed anche se le somiglianze sono molte, in tanti però continuano a credere che in realtà si tratti di una creatura ancora sconosciuta, anche perché nessuno è tornato in quella grotta per recuperare il parabordo e dimostrare così la sua teoria. Riesci ad immaginare di trovarti faccia a faccia con un castoro lungo più di 2 metri e pesante qualche centinaio di chili? Sarebbe davvero un'esperienza incredibile, come spaventosa. Ed il dottor Carl Schuker, zoologo e una delle autorità mondiali riguardanti creature mostruose e criptidi, ne ha scritto un intero capitolo al riguardo nel suo libro Mirabilis, A Carnival of Cryptozoology and a Natural History, dedicato ai castori giganti, conosciuto dalle popolazioni nativo-americane del Canada come Saitochen. L'animale veniva descritto come più grosso e forte di un orso grizzly, con la capacità di alzarsi sulle zampe posteriori, raggiungendo un'altezza che superava i 3 metri. Ma la sua dieta consisteva essenzialmente in castori adulti di dimensioni più piccole. Il Saitochen utilizzava i suoi enormi arti anteriori, dotati di artigli, per fare a pezzi le tane dei castori e raggiungere così più facilmente la sua preda. Negli anni 80, la BCSCC, cioè British Columbia Scientific Cryptozoology Club, ha raccontato di un incontro con una donna di nome Charlie, la quale riportò la sua esperienza di un giorno in cui, assieme ad alcuni parenti, andò a pesca sul lago Tatun, quando un grosso animale, dalla pelliccia marrone, che dalle dimensioni sembrava un orso, ma aveva una lunga coda ed un muso piatto, uscì dalla foresta correndo ad alta velocità proprio nella loro direzione. La creatura aveva grossi artigli su entrambe le zampe anteriori. Spaventati, i presenti si affrettarono a mettersi al sicuro. Uno di loro afferrò la pistola e sparò all'animale, ma continuava a caricare. Così 3 saltarono a bordo dell'imbarcazione lì vicino e presero il largo.
ed il grosso animale scomparve nuovamente nel bosco. Ma c'è un altro racconto, più recente, risalente agli anni 90, nella zona di Carmax, in Yukon, in cui un uomo racconta di aver sparato ad un animale che sembrava un castoro gigante, che vide nuotare in una piccola pozza d'acqua. L'uomo ha poi detto che sembrava addirittura un bradipo per via degli enormi artigli che possedeva sulle zampe anteriori, ma dopo questa non ci sono stati altri avvistamenti di creature simili. Potrebbe però essere vero che nelle foreste incontaminate del Canada vivono ancora animali giganti come il bradipo, che vagavano sulla terra nel tardo Pleistocene e che oggi viene chiamato megaterio. Infatti l'uomo era un semplice campagnolo ignorante e non conosceva tale animale, che però descrisse quasi perfettamente. Ed i resti fossili di molti di questi sono stati ritrovati proprio in alcuni depositi del Nord America, arrivando fino all'estremo nord, in Yukon ed in Alaska. Ed infatti la descrizione coinciderebbe proprio perché gli scheletri più grandi mai trovati di megaterio misuravano appunto attorno ai 3 metri d'altezza. Queste informazioni potrebbero quindi stare ad indicare che il megaterio è ancora vivo e che la sua dieta non era di soli vegetali, come si pensava, ma che in realtà è anche un predatore carnivoro. Per quanto emerso, potrebbe esserci infatti ancora una piccola popolazione che vaga nelle foreste più recondite e ancora inesplorate del Nord America. Ma tu, cosa ne pensi di queste creature? Credi che esistano realmente? Con le moderne tecnologie probabilmente presto ne sapremo di più al riguardo. Ma tu cosa credi? Fammelo sapere con un commento e non dimenticare di lasciare mi piace al video. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!